Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video progetto con ESP8266 per creare una stazione meteo WiFi che invia il tutto tramite Telegram. Ma prima di iniziare con il video di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la relativa campanella delle notifiche. In più, sul sito www.fatelodasolo.it trovate tanti altri progetti ESP8266. Come specificato poc'anzi, utilizzeremo per questo progetto una ESP8266, nel nostro caso un Nodemku, per collegarla alla rete Wi-Fi di casa, raccogliere i dati tramite un sensore BME280 e poi inviare tutto tramite Telegram. Fatto questo, la scheda andrà in Deep Sleep per risparmiare al massimo l'energia. Le componenti quindi che ci servono, l'abbiamo già detto, uno è il Nodemku V3, in realtà avevamo intenzione di utilizzare un Wemos D1 Mini, ma non è stato possibile. Un sensore digitale BME280 visto in qualche video fa e infine un power bank tascabile. In realtà ci serviranno anche alcuni jumper per effettuare i collegamenti. Il tutto andrà messo all'interno di una scatola di derivazione. Come sempre mi raccomando il link in descrizione per effettuare questi acquisti. Prima però di passare ai collegamenti facciamo una piccola premessa. Dovremo aprire e saldare ai contatti delle batterie del power bank due jumper che poi andranno direttamente ad alimentare il Nodemku. Il motivo è piuttosto semplice: tutti i power bank utilizzano un sistema di gestione di consumo elettrico integrato che permette a questi di spegnersi quando la richiesta di corrente è al di sotto di una certa soglia. Questo impedirà ovviamente che il power bank dia corrente, se alimentiamo direttamente dalla porta USB, al nostro Nodemku, spegnendolo ed evitando che esso vada in deep sleep per poi riattivarsi. Possiamo aprire un power bank utilizzando gli stessi attrezzi che si utilizzano per la riparazione degli smartphone o dei notebook, se non li avete link in descrizione. Dopodiché effettuiamo sempre una verifica col multimetro della tensione fornita dal power bank e saldiamo correttamente i jumper e i poli della batteria. Mi raccomando inoltre di non saldare o dissaldare altro. Il connettore USB di ricarica del power bank ci servirà proprio per ricaricare le batterie quando saranno scariche. In ogni caso abbiamo praticato un foro per permettere ai cavi saldati di uscire e poter essere collegati direttamente al Nodemku senza bisogno di lasciare aperto il power bank. Colleghiamo a questo punto il polo positivo al pin VIN della scheda e il polo negativo al ground. Colleghiamo a questo punto il sensore BME280 tramite i pin D1 e D2 della scheda per collegarli ai pin SCL ed SDA del sensore. Infine colleghiamo il pin digitale D0 al pin reset. Questo sarà essenziale per mandare la scheda in deep sleep. Passiamo adesso alla fase preliminare prima della spiegazione del codice. Apriamo Telegram e creiamo una chat con BotFather. BotFather è un bot che ci permetterà di creare a sua volta altri bot. Avviamo la chat, scriviamo il comando /star e a questo punto invio. Il bot ci chiederà cosa dobbiamo fare, /newbot e invio per creare un nuovo bot. Successivamente inseriamo il nome del nostro bot, scegliamone uno qualsiasi, non è un problema. Dopodiché scegliamo una username per il nostro bot. La parte difficile è che deve terminare in bot o underscore bot e deve essere una username non utilizzata. Quindi armatevi di pazienza e fantasia per crearne una. Una volta trovata una username disponibile, BotFather ci comunicherà alcune informazioni molto importanti che dobbiamo tenere da parte soprattutto per noi. Il primo è il percorso per trovare il nostro bot e l'altra è la API che ci servirà nel nostro codice. Adesso che abbiamo ottenuto la nostra API, ci servirà ottenere un'altra informazione, ossia l'ID utente o ID gruppo. Per farlo dobbiamo aprire una nuova chat con un nuovo bot che si chiama ID bot. Tramite il comando /getID o tramite il comando /getGroupID, se ovviamente utilizziamo il bot che stiamo creando per la nostra stazione in un gruppo, otterremo una serie di numeri che anche in questo caso dovremo tenere da parte e utilizzare all'interno del codice. Passiamo adesso a esaminare lo sketch del nostro progetto ed iniziamo includendo la libreria CTBot per gestire il nostro bot su Telegram, la libreria BME280 per il sensore e la libreria Wire per l'interfaccia I4C. Creiamo a questo punto l'oggetto MyBot per gestire messaggi e l'oggetto BME per far funzionare il sensore BME280.
inseriamo il nome della nostra Wi-Fi e la relativa password, dopodiché in define bot token inseriamo l'API che avevamo prelevato prima col bot father, mentre in chat ID inseriamo l'ID ottenuto con ID bot. Prima di entrare nel void loop definiamo anche tre variabili float che sono per temperatura, umidità e pressione. Entrate a questo punto nel void setup, avviamo rispettivamente seriale, interfaccia, i4c, il sensore e infine richiamiamo la funzione bme underscore sensor che ci servirà per rilevare temperatura, umidità e pressione dal sensore BME280. In questo caso non l'andremo a spiegare perché già l'abbiamo vista quando abbiamo parlato del sensore BME280. Effettuiamo a questo punto la connessione alla rete Wi-Fi, dopodiché a Telegram tramite il token, la nostra API. Se tutto è andato a buon fine ci verrà comunicato tramite monitor seriale, dopodiché andiamo a preparare il messaggio che dovremmo ricevere tramite il bot su Telegram. Creiamo una stringa, la chiamiamo data e all'interno inseriamo non soltanto un messaggio di testo, ma trasformiamo in stringhe i rilevamenti effettuati dal sensore BME280. Per finire mandiamo a dormire il nostro NodeMQ tramite il Deep Sleep, impostando un timer di un'ora. Essa sarà espressa sotto forma di notazione esponenziale, 36 e 8 è l'equivalente di 36 per 10 all'ottava, poiché vengono adoperati i microsecondi. La stazione media a questo punto è pronta, carichiamo lo sketch e ogni ora più o meno, in realtà c'è uno sfasamento di qualche minuto, riceveremo su Telegram un messaggio con i dati relativi a temperatura, umidità e pressione. Dopodiché la scheda va di nuovo a dormire e si prepara dopo un tot di tempo a ritornare a fornirci questi dati. Dopo 7 giorni di attività continua, la batteria non ha nemmeno consumato il 2% della carica totale iniziale. Questo significa che il Deep Sleep permette un consumo quasi pari a zero nel lungo periodo. In poche parole, il power bank durerà un'infinità di tempo. Con questo concludiamo il video di oggi. Mi raccomando, se vi è piaciuto, pollice all'insù e condividetelo. E noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Un abbraccio dal vostro Rescidozze. Ciao ciao!